slide che vi facciamo vedere sono un po' quello che è successo dopo la pubblicazione, un po' in retroscena del mondo Pizza. Quindi, insomma, esce il libro e soprattutto lui viene sommerso di richieste di amicizia e di contatto da pizzaioli che hanno acquistato il libro, lo hanno apprezzato e volevano mettersi in contatto con Walter soprattutto. E quindi questo è un po' il risultato che vi mostriamo di quello che è accaduto nelle interazioni con i pizzaioli. Ecco, noi vogliamo dire questo, che abbiamo esplorato quello che alcuni definiscono il mondo pizza, che a volte addirittura è l'universo, e sono saltate fuori una serie di cose. L'Italia esporta tantissimi pizzaioli all'estero. I pizzaioli italiani sono in tutto il mondo, quindi insomma abbiamo capito una serie di cose esattamente dopo che è uscito il libro. Quando abbiamo fondato il blog Il Cibo al Microscopio, dove l'idea era fare un blog che facesse una sorta di filone di tutti gli alimenti visti dal punto di vista scientifico, iniziando appunto dalla pizza, e sono saltate fuori alcune serie di cose. La prima con cui abbiamo cominciato è proprio questa cosa qua, che era una cosa che ha movimentato migliaia e migliaia di pizzaioli e ristoratori. C'è stato appunto nel giugno 2016 l'idea politica di fare un'ampo per inserire un'ampo di pizzaioli professionisti. L'idea era gli improvvisati, quelli che non sanno far bene il loro lavoro, devono essere fuori e non devono poter esercitare il mestiere di pizzaiolo. C'è stata una rivolta di tanti pizzaioli per dire: ma come si fa a dire che uno sa fare la pizza e uno non la sa fare? In pratica si doveva fare un corso, bisognava addirittura imparare l'inglese, pensate, poi a volte c'è i pizzaioli che non possono imparare anche l'inglese, e poi c'è l'HACCP, l'igiene, la sicurezza sul lavoro, aspetti scientifici, aspetti di scienza dell'alimentazione, insomma tutto questo sembrava un carico incredibile, perché i pizzaioli ritenevano che se uno ha 20 anni di esperienza la pizza la sa fare, non ha bisogno di nessun tipo di corso o istruzione, tantomeno scientifica. E così, come vedete, non se ne fa nulla, il disegno non diventa legge e politicamente non si arriva a nessun tipo di accordo. Però poi capita che succeda questo, che venga chiamata pizza qualcosa che non ha assolutamente niente a che fare con la pizza. Questa è la pizza peggiore che io abbia mangiato in vita mia, l'ho mangiata in Italia, a Ostia. Purtroppo ad Ostia, in un luogo in cui ci hanno detto assolutamente in questa pizzeria non si è mai lamentato nessuno di come facciamo la pizza, e ho capito, però quella lì è una pizza secca, biscottata, senza cornicione. Cornicione perché è la stessa con l'apparello. Con l'apparello non maculata, quindi non ci sono segni di bruciature, la farina sparsa sopra ancora cruda. Ingredienti di scarsissima qualità, quelle fette di salame sono state prese dalla vaschetta del supermercato e buttate sopra, e quindi certo ci sono dei limiti così inferiori di qualità del prodotto pizza che chiunque, perlomeno italiano, potrebbe dire che quella roba lì è una roba che non si deve chiamare pizza. Cioè, non dico che quello non deve farla, ma non deve chiamare pizza, no? Infatti l'idea del libro è nata anche da una pizza che aveva mangiato sulle Azzorre, se non sbaglio, dove era praticamente come quella, solo che al posto del pomodoro c'era il ketchup. Ed è una tavola che ho pensato, e io in inglese avevo difficoltà a spiegare che non potevano fare questa cosa qui, e intervenuta lei che ci è riuscita, ma tanto quelli non gliene fregava niente, perché dice: no, io farò la pizza così. No, se nessuno si è lamentato, ma il problema è che in Italia non possiamo andare a dire che la pizza agli stranieri si fa in quel modo lì, perché io non voglio fare figure di questo genere, in quanto anche di origini napoletane, perché il mio nome tradisce necessariamente le mie origini, no? Pizza surgelata, ecco. Pizza surgelata, per alcuni la pizza surgelata sarebbe il capo espiatorio di quella che è la pizza più cattiva che c'è. E invece, come vedete, noi abbiamo avuto l'occasione di verificare una produzione di un'importante azienda italiana di pizza surgelata, ci hanno spiegato che stanno anche loro aumentando il livello qualitativo.
se il cornicione non è tanto alto è soltanto perché non ci sta il cartone, se la pizza è più piccola è perché agli stranieri non piacciono le pizze da 32 cm. Come dire, se la pizza è solo precotta è perché richiede una cottura successiva dopo l'acquisto. Quindi ci sono dei motivi tecnici che richiedono il fatto che la pizza surgelata debba essere fatta in un certo modo necessariamente, ma non vuol dire che la pizza surgelata sia cattiva, non è confrontabile con una pizza fatta ovviamente al momento, no? Però è come vedete un'idea di lievitazione fino a 24 ore, cottura ancora meglio di farci con la mano, mentre molti sono convinti che la pizza surgelata si faccia tramite dei robot e sia una roba che un italiano non mangerebbe mai. Peraltro loro ci hanno detto che gli stranieri hanno dei gusti un pochino più bassi dei nostri, sono molto molto meno esigenti. Noi tendiamo a cucinare i cibi, loro tendono a comprare e mettere in microonde. Perché dicono che per molti stranieri il tempo speso a cucinare è tempo perso. Per noi il tempo speso a cucinare ha tutto un altro valore. E quindi e loro dicono hanno il 60% del loro fatturato all'estero e ci sono dei vari motivi perché sia così. Allora, cosa succede? Che cominciano a chiederci se alcune cose che loro leggono in giro sono effettivamente veritiere dal punto di vista scientifico. E soprattutto, nel loro caso, rispetto alle farine e al sale, i clienti vanno in pizzeria, si comprano la pizza, ma poi si lamentano, chiedono il tipo di farina utilizzata, se è bianca, come mai è sotto bianca, e sale, ma quanto è questo sale, perché c'è questo sale, perché non togli questo sale? Allora ci siamo messi un po' a studiare quello che per dare una risposta a quello che ci stavano chiedendo dal punto di vista scientifico, in modo che loro potessero dare la risposta ai loro clienti. Ecco, e poi abbiamo scoperto che esiste una teoria dei quattro veleni bianchi accomunati appunto solo dal colore, che un noto soggetto che per non fare nomi si chiama Berrino di cognome, insomma, ha tirato fuori questa cosa e ha convinto parecchia gente che quelle cose lì siano cose da eliminare completamente perché sono assolutamente dannose. Mentre, come ha detto prima Sergio, il fondo di verità c'è, non mangiamo una tonnellata di sale, ma non possiamo neanche eliminare totalmente il sale, perché è molto pericoloso eliminare il sale dalla dieta, ci sono degli effetti sulla salute parecchio gravi, e quindi il fondo di verità c'è anche nello zucchero, voglio dire. Non mettiamo una tonnellata di zucchero, ma ricordiamoci che il 25% delle nostre energie già sono dal cervello e quindi senza zucchero come andiamo avanti? E se è proprio una questione, il fondo di verità c'è, ma è stata, come dire, esagerata e è stata fatta una teoria. Dobbiamo tenere in conto che rispetto ai nostri nonni noi mangiamo decisamente meno salato, perché abbiamo un frigorifero. Una volta dovevano salare tutto per poterlo conservare, quindi già rispetto a come quando si dice la dieta antica migliore, sì, allora ti mangi invece che il pane con 5 grammi di sale, mangiatelo con 20. Però guardate che questa cosa, mia mamma che ha il diabete, che ha deciso, perché lo sentiva sempre dire che il sale fa male, togliere il sale, è finita al pronto soccorso, alterazione della glicemia. E quando gli ha detto, ma lei che cosa? Ma lei si ha fatto un'analisi e gli ha detto, lei non ha il sale nel corpo, come mai? No, ma io l'ho tolto perché fa male, allora si è quitato il soccorso. Il sale non lo mette neanche sulla pasta, perché per voi la pasta la mette senza sale, cioè veramente bisogna essere, come dire, anche capaci di, ma lei lo faceva e poi è finita il pronto soccorso, ma è un caso però per dire, dobbiamo sempre prendere. Non fa statistica. Non fa statistica per carità. Però attenzione sempre, come si dice, la verità sta nel mezzo e le bufale tendono sempre a polarizzare le informazioni. Appunto la farina, che è l'ingrediente primario per fare la pizza. Ecco, qui c'è soprattutto, come già faceva intendere Sergio,
la bufala del fatto che la farina bianca o comunque la farina raffinata, essendo che è stata raffinata, essendo che purtroppo il termine raffinato ha oggi un'accezione negativa, allora non va bene, meglio che non la raffiniamo, meglio che ci prendiamo il chicco intero e quindi prendiamo la farina integrale e va bene così. Peraltro la farina integrale con un più alto contenuto di ceneri, eccetera, eccetera. Però il discorso è che in realtà le cose stanno messe in maniera diversa. Nel senso che, come vedete, confrontando le tabelle e andando a vedere un po' le cose più nel dettaglio, questa perdita di fibre che si va a dire è usata come mezzo per accusare la farina bianca, in realtà può essere compensata semplicemente mangiando frutta e verdura, siccome normalmente la gente dovrebbe mangiare frutta e verdura, perché allora non può mangiare farina bianca invece farina integrale. Di conseguenza noi, come vedete lì, non consumiamo carboidrati per il loro contenuto di vitamine, ma per l'amido, quindi diciamo che dobbiamo pensare anche a quanto mangiamo, che cosa mangiamo e cercare sempre l'equilibrio. È vero che non tutti possiedono la lattasi, l'enzima che serve, l'ha detto Erika ieri, a scomporre la tosse, ma questa mancanza dipende anche dalle zone in cui si vive, per cui nei paesi scandinavi che hanno un'alimentazione molto basata sui latticini è praticamente raro trovare individui che abbiano questa difficoltà a digerire il latte. È anche vero che chi non ha lattasi non necessita per forza di eliminare completamente i latticini se questi vengono lavorati e stagionati. Quindi, per esempio, se non sbaglio, il parmigiano reggiano si può mangiare tranquillamente. Ecco, questa è una cosa interessante. E tutti i figli dei giornalisti enogastronomici? Pensate che il giornalismo enogastronomico è nato circa 20 anni fa e chi erano questi qua? I giornalisti sportivi, cioè quelli che discutevano di cibo mentre mangiavano, no? Dopo le partite. Allora, il discorso qual è? Che i giornalisti enogastronomici sono responsabili dell'ascesa di uno chef dell'altro. Sono quelli che portano uno chef alle stelle oppure addirittura alle stalle. E oppure un pizzaiolo gourmet, oggi va di moda la pizza farla diventare un piatto di alta cucina, migliorando al massimo gli ingredienti, le modalità di preparazione per far diventare qualche cosa che assomigli proprio a quello che si fa in un ristorante di alto livello. Mentre la pizza, voi lo sapete, è un piatto popolare, è nato per i poveri, è nato con ingredienti poveri, con pochi ingredienti per soddisfare con le esigenze alimentari, mangi una pizza e finito, e sei a posto, fai veloce e spendi poco. Invece la tendenza adesso alla pizza gourmet è una pizza che dovrebbe essere qualcosa di analogo all'alta cucina. I giornalisti non astronomici che portano appunto queste persone a questi livelli, in realtà a volte scrivono sull'onda di emozioni, perché il cibo è anche emozione, e quando uno scrive di cibo, scrive a volte influenzato, non ha criteri oggettivi di valutazione. La loro situazione economica, vi siete chiesti da chi vengono pagati i giornalisti enogastronomici o chi compila le guide, no? Adesso ci sono anche gli spicchi del Gambero Rosso per le pizzerie, come ci sono sempre stati per gli altri piatti. Quindi queste persone a volte hanno una situazione di conflitto di interessi perché nessuno li paga e se non li paga magari l'editore o il ristorante, in qualche modo il loro giudizio può essere un po' passato. Ecco, qui che cosa fare? La nostra proposta è che introdurre un'ottica scientifica nel giornalismo enogastronomico non sarebbe niente male. D'altronde abbiamo scritto un libro proprio per diffondere la scienza tramite la pizza, e allora a questo punto il giornalista che parla di un alimento, se lo fa in modo scientifico, si avvale di regole chiare, di competenze sviluppabili. Facciamo che questi giornalisti studino un po' anche di chimica e di biologia, abbiano un linguaggio specifico, riescano a neutralizzare le emozioni senza dire il tartufo non lo posso sopportare perché sa di gas, ma non vuoi dire che fa schifo il tartufo perché
devi descrivere com'è il gusto del tartufo, non dare una valutazione tua personale, piuttosto che, come dicevi, separare i fatti dall'opinione. Così non scriveremo più naturale né organico, ma semplicemente, come ci insegnano i chimici qui presenti, composto a base di carbonio. Io direi faccio una pizza a base di carbonio. Vorrei sapere se questo polimero può attirare i clienti oppure no. La nuova pizza a base di carbonio, la novità, possiamo dire, no? Perlomeno la novità linguistica, che però sarebbe la più corretta dal punto di vista diciamo scientifico. Non facciamo la pizza col grano antico, facciamo la pizza col farro monococco, diciamo cos'è, come si chiama quello, non diciamo un aggettivo che dovrebbe portare le persone a ricordarsi della pizza fatta da Roma. Allora, non abbiamo foto di Walter Caputo da bambino, perché lui odiava farsi fotografare e nessuno ci è riuscito, ma ne abbiamo una di lui che si parla sempre costantemente di fotografare davanti alle targhe delle università in giro per il mondo. Questa è la novità di Tashkent dell'Uzbekistan. E questo, allora, vengono nella mia pizzeria e mi dicono: ma io sono intollerante al lievito, e ve la fa la pizza senza lievito? E dice: ma non è pizza, ma questa intolleranza al lievito, ma sì, ma poi la mangio, poi viene sete, poi mi si gonfia la pancia e sono intollerante. E va, andiamo a studiare, esiste questa intolleranza al lievito? Lattosio, hai glutine, basta, non esiste intolleranza al lievito. Peraltro dobbiamo aggiungere che qui presente in questa sala c'è una persona laureata in una tecnologia alimentare che combatte delle battaglie proprio su questi temi e proprio nei confronti dei pizzaioli che fanno dei claim salutistici promettendo il senza lievito o il senza lievito aggiunto, cosa che tecnicamente non esistono, soltanto perché si è creata una sorta di odio verso ciò che contiene lievito, e allora se quello che io vendo è senza, allora vendo più facilmente. E chi fa anche queste battaglie si trova proprio in difficoltà perché si scontra con questioni di marketing e commerciali. Adesso ci stanno mettendo il kefir? Sì, e ultimamente adesso, come discutevamo con questa persona in precedenza, va di moda la fermentazione spontanea, che dal punto di vista chimico, dell'igiene, della sicurezza alimentare è qualcosa che non si può neanche immaginare. Lascia le robe lì e poi vedi quello che succede, mettilo pure nella pizza eventualmente. Addirittura la moda del kefir, no? Di cui tutti oggi parlano, i latti fermentati, su cui oggi circolano delle cose per cui con il kefir si potrebbe curare qualunque cosa, e noi abbiamo cominciato a diffondere informazioni scientifiche, le poche che ci sono sui latti fermentati, sul kefir, per far capire di cosa stiamo parlando, e quindi non è facile diffondere questo tipo di informazioni. Il tema della intolleranza al lievito non è solo tanto sentito in Italia, questo articolo l'ho tradotto anche in inglese e in spagnolo. In inglese non tanto, ma in spagnolo è lettissimo. Noi quindi sul nostro sito tutti i giorni abbiamo lettori dal Sud America, dalla Spagna, che vanno a leggere questo articolo. Proprio l'intolleranza alla levadura, vanno proprio a cercare quello, perché ci sono un sacco di persone di lingua spagnola che evidentemente sono un po' come gli italiani rispetto alla questione. E anche qua, ma ci stanno contattando per venderci questa farina addizionata con la moringa. Ci dicono che è migliore, che compensa la perdita vitaminica, ovviamente corso di formazione per utilizzarla, bisogna comprare quella farina da loro. Corso costoso, un attestato costoso. Ma è vero che questa moringa effettivamente va bene? È utile? E allora io mi sono messa a cercare delle ricerche scientifiche. Niente, ho trovato uno studio fatto dalla FAO e il risultato è questo.
Allora, la moringa è una pianta che cresce nella fascia tropicale dell'equatoriale, è molto importante per queste zone perché è resistente alla siccità, è in grado di crescere in terra libore, è importante che siano ben drenati, che non ci sia acqua stagnante. È molto rilevante dal punto di vista alimentare perché è interamente commestibile, dalle radici fino alle foglie, i frutti, il tronco. È come il maiale, la saputa di niente, no? Assolutamente. Che in queste zone dove ci sono carenze alimentari è una pianta molto importante. Ecco, dico solo una cosa curiosa, interrompo solo per questa cosa qua. Quando abbiamo incontrato questa questione della moringa, io ho contattato il soggetto che vende queste robe qui e gli ho chiesto per cortesia se poteva fornire delle informazioni per fare un articolo scientifico per il cibo al microscopio. La sua risposta è stata: non siamo interessati a pubblicare informazioni scientifiche sulla moringa. E a che cosa siete interessati allora, se non siete interessati a quello? Evidentemente a lei era. E così mi ha tagliato il contatto. Allora, poi, ok, molto importante dal punto di vista nutrizionale per queste popolazioni dove hanno delle carenze, però in Italia viene venduta per i suoi effetti medicinali, no? Come diceva il professore, il dottore Viglieri, come si chiama, che ha parlato della moringa, insomma, serve per 300, a curare 300 fastidi medici. Allora, quindi beh, è un preparato che è buono per tutto, no? Pure per la forfora, la gengivite, la anestesia, l'ulcera, disturbi dell'umore, tutto, va bene per tutto, pure i piedi della vita. Allora, però ci sono questi rischi. E sui siti che la vendono, questo viene indicato, che in gravidanza meglio non assumerla. E neanche viene indicato dai pizzaioli. La quantità deve essere comunque piccola, altrimenti dissenteria, non a stomaco vuoto. Queste cose non sono indicate. Allora, se forse c'è la scritta una cosa importante. Sì, forse volevo dire anche che questi siti sulla moringa indicano l'assunzione quotidiana, come anche i siti dove si parla di kefir e di latti fermentati che indicano l'assunzione quotidiana, anche a bassi dosaggi, come dire prendi quella cosa un giorno, guarda che ti fa bene, migliorerai su tantissime cose, tanto migliorare su tantissime cose non si ha neanche il controllo, non si può neanche capire se il miglioramento c'è stato su decine e decine di malattie appunto diverse. Come dicevamo anche ieri, degli effetti si sono evidenziati solo su questi due benefici, pressione sanguigna e glucosio, ma in laboratorio, non ci sono studi sull'uomo.